Ci si aspettava la vittoria, vittoria è stata, ma quanta fatica! Contro uno Spoleto già retrocesso, imbottito di giovanissimi, tanti 96, 97 e 98 in squadra, i termali terzi in classifica hanno prima fallito un calcio di rigore in apertura di match con Santini, poi hanno subito la rete del vantaggio umbro con Mascolo, un gol che tra l'altro ha sorpreso anche noi, e quindi hanno annaspato a centrocampo con azioni lente e prevedibili, in attesa di una giocata d'effetto. Primo tempo scialbo quindi, con i volenterosi ospiti meritatamente avanti e con un intervallo sponda biancoceleste utile per riordinare le idee. Cosa hai corretto nel secondo tempo, nell'intervallo? Ma diciamo che la squadra è stata più cattiva, è stata più determinata sulle seconde palle, dove nel primo tempo non ne prendevamo una. Ci sono anche gli episodi che, se noi si fa gol con Santini sul calcio di rigore, forse la partita prende un'altra piega. Però riconosco anche la sportività della squadra avversaria, che non è facile giocare tutte le partite da essere già retrocessa, a dover venire in campi dove l'avversario per un modo o per un altro vogliano vincere. E ribadisco che la correzione più che altro è stata che Frugoli, che è entrato ora nel primo tempo, ha giocato con loro, nel secondo tempo ha preso 8. E dico la verità, ma no Frugoli. Dall'allenatore in primis a altri 10 giocatori, però alla fine vuol dire che la squadra ha fatto ancora meglio e siamo contentissimi, non c'è niente da dire. Qualche consiglio, un paio di aggiustamenti e le forze in campo sono state subito ristabilite. Minuto 22 della ripresa e Di Vito a dare il là alla rimonta, siglando l'1-1. 12 minuti più tardi è Diego Frugoli a segnare il primo gol stagionale con la maglia del Montecatini e ad aprire voragini nella difesa allestita da Mister Bini, ormai allo stremo delle forze. Una retroguardia che potrebbe capitolare in altre occasioni, ma che lo fa solo nel finale, inchinandosi al bomber Claudio Santini al suo 20° centro personale. Il 3-1 è da standing ovation. Così come da applausi è questa straordinaria stagione dei ragazzi di Giovanni Maneschi, che nell'occasione hanno aggiunto la ciliegina della conquista matematica dei playoff ad una torta già molto dolce.